Nell'America degli anni 60 le muscle car dominavano le strade. Alcune dominavano un po' meno delle altre. Certo, questa non passa inosservata, vero? Guardatela! È un modello finito nel dimenticatoio e per questo mi fa pena. Ma se aggiungiamo un meccanico e un motore AMI da 5 litri e 7, lo potenzieremo. Possiamo farle rinascere e rivenderle a peso d'oro. Avrai da fare. Mi merito un tè. Guardate la scia di fumo che si lascia dietro! Questo motore sembra che sia appena tornato dalla pensione e fatichi a riprendere vita. È davvero in affanno! Però non sferraglia, non cigola, non scricchiola. Come ho già detto, ha un'ottima struttura. È l'auto ideale per il progetto, il grande progetto che ho in mente. Si guida molto bene, non è niente male. No, mi piace. La storia dice che la Barracuda non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava. Questo perché è uscita esattamente nello stesso periodo della Mustang, che ha venduto rispetto alla Plymouth, pronti? 9 volte tanto! Anche se quest'auto costava solo $3 meno di una Mustang, $2,635, nessuno amava davvero la Plymouth Barracuda tanto quanto la Mustang. È un modello finito nel dimenticatoio. E per questo un po' mi fa pena. Bene, è il momento di prendere una decisione. Che cosa faccio? La riporto al vialetto, rimetto le chiavi nella cassetta e me ne vado? Oppure la porto in officina e do a quest'auto la gloria che merita? Una Barracuda del 65! Questa è una gran macchina, sai, perfino tu sembri un tipo tosto al volante. Mi avevi chiesto di trovare l'auto ideale per quel bel motore. Ed eccola qua. Vuoi mettere l'EMI su una Barracuda del 65? Quest'auto ci sta supplicando di darle un cuore nuovo. Ed è per questo che userai l'EMI. È perfetta per lui. Se ricordo bene, la stessa Plymouth ai tempi del lancio aveva ammesso che il motore era praticamente da buttare. Hai preso le misure, sì? Sì, ho fatto così. Poi ho guardato il motore e ho pensato, entrerà senza problemi. Perché devi portare il motore qui? Lo sappiamo che c'entrerà, dai! Quanto sarà? Allora, 66 centimetri? Ok, 74. Saranno 74 anche lì. Sono 71. Visto? Te l'avevo detto. C'entrerà. Dovremo solo spingerlo un po'. Vediamo un attimo anche il resto, perché ci vorranno settimane di lavoro. Settimane non ne abbiamo. Certo, c'è un po' di lavoro da fare. C'è quel fantastico vetro posteriore. Se lo rompiamo, trovare il ricambio sarà molto difficile e molto costoso. Sì, con tutte quelle lavorazioni, tagli e saldature, penso che sia una buona idea rimuovere tutto il vetro e metterlo in un posto sicuro. Il pezzo forte di quest'auto è il bagagliaio. Guarda quanto è grande. Quando è stata lanciata questa macchina, la pubblicità diceva che una volta reclinati i sedili posteriori, si ottenevano 2 metri di spazio per fare di tutto. Bei tempi. Hai proprio ragione. Dovremmo mettere mano alle sospensioni. Con un nuovo motopropulsore le sospensioni vanno per forza riviste. Lo sterzo. I freni. Dobbiamo pensare alla sicurezza. Quel motore EMI è davvero potente. Certo. E dovremo cambiare il colore. Cambieremo il colore. E dato che sarai tu a fare tutto il lavoro e la mano d'opera, penso che sia giusto che sia tu a sceglierlo. Ok, ci penso io. Bene, sporchiamoci le mani. In questa fase controllo a campione alcuni punti per capire dove si trova lo stucco. Il pannello nella parte superiore è in buono stato e questa è l'area problematica. In alcuni punti è spesso più di 1 centimetro. Questi piccoli segni qui sono i segni dell'estrattore di quando hanno cercato di rimodellare il pannello. Ce ne sono altri anche qui. Hanno poi coperto tutto quanto con uno strato di stucco. Il pannello in questa parte è in buono stato, quindi posso mantenere questa parte e sostituire tutta quest'altra. Sì, sto cercando un'ala posteriore. Sì, lato destro. Per una Barracuda del 64-66. Sì, grazie. Sì, quanta ruggine. È liscia? Arrivo subito. Sono stato molto fortunato e ho trovato la parte posteriore di una Barracuda del 65. E i ragazzi l'hanno anche tagliata esattamente dove mi serviva. Ora non mi resta che capire dove dobbiamo tagliare la macchina.
Allora segniamo qui e finisci qui. Per ora non taglierò questa parte del pannello. Voglio prima assicurarmi di tagliare il nuovo pezzo in modo che si incastri perfettamente come in un puzzle. Ora copierò le stesse linee sul nuovo pannello. L'unica differenza è che lascerò un po' di tolleranza in più su questo. Perché una volta tagliata la macchina, non si torna indietro. Tiro la linea. Prima di montarla sulla macchina, la smeriglio fino a lasciare solo il metallo nudo. Così è più facile da lavorare. E dopo si passa al taglio. Per questa linea di taglio nell'ala sarò generoso. Lascerò qualche centimetro, così quando introduco il nuovo pannello posso tagliarli insieme per assicurarmi che aderiscano perfettamente. Parte Entrom, le stesse abilità e la stessa mentalità si applicano a ogni livello. Dovrà tenere i nervi sotto controllo e incanalare tutto quello che sa in quelle frazioni di secondo che fanno la differenza. Oh, oh, oh! Wow! Fa male! Fa male! Sì! Assurdo! Partiti, ed è Entrom Brown! 3,728 secondi, 530 km all'ora. Entrom, quella gara è stata impressionante. È finita appena iniziata. Allora, per te com'è andata? È andata bene, è stata una grande corsa. L'auto era un po' lenta alla linea di partenza, ma ha preso gas lungo la pista e grazie al motore a pistoni è riuscita a prendere il largo. Senti, mentre ero a bordo pista guardavo la tua squadra ricostruire la tua macchina partendo da zero e partecipavi anche tu. Non sei solo un grande pilota, ma anche un grande meccanico e ingegnere. Stavo pensando a una macchina con la quale penso di poterti sfidare. Davvero? Sì. Quindi perché non porti la tua auto più veloce in pista? Così io porterò la mia più veloce e facciamo una bella gara. Sei proprio sicuro? Io porto quella lunga e snella. No, quella meglio di no. No, no, quella no. Porta la hot rod più veloce che possiedi. Qualcosa di carino. Io porto la mia e sono in grado di sfidarti. So che sei 3 volte campione, ma sul serio, il mio meccanico, Ant, quello dei 4 secondi, si considera un po' un pilota da corsa. Accetto la sfida. Sì? Dici sul serio? Sì, ho già qualcosa in mente. Davvero? Per te. Ho un SUV familiare super veloce già pronto. Un SUV familiare? Esatto. Perfetto, ti distruggo. Ah, davvero? Oh, oh sì.